realtà posso visto tutto questo intervento molto corposi di quel che chi ci ha preceduto prima non dovremmo altro dire qualcosa di più. Però non possiamo non dire una parola, visto che siamo interpellati direttamente come cittadini di questo paese, anche se per una volta la legge non si può dire che siamo italiani. Ci troviamo di fronte a una svolta veramente epocale, finalmente incoraggiante. Non dico che siamo arrivati al traguardo, non dico nemmeno che la nostra lotta è stata coronata da successo. Dico soltanto che è giunto il momento storico in cui il nostro grido non è più solitario e la nostra costante perseveranza sta dando i frutti sperati. Lasciamo alle spalle ogni acquiescenza dell'assegnazione passiva e alla violenza. Da quello che percepiamo, che ci arriva dall'opinione pubblica, è un segnale di apertura verso una posizione chiara e nuova sull'immigrazione, che ci fa da noi non più soggetti varia, di provenienza varia, che arrivano sul suolo italiano e vi restano come estranei, ma di persone che respingono, delle persone da respingere a seconda delle esigenze economiche, contingenti della volubilità voluta dal governo del momento. Noi, in quanto persone, ma in quanto movimento degli africani, persone che hanno diritti fondamentali, come tutti gli esseri umani, e in quanto risorse, siamo per l'abrogazione della legge Fini-Bossi e per il reato di clandestinità. I motivi sono numerosi, ma ne cito soltanto due. Uno Stato non può chiudersi nel recinto della sua identità nazionale, perché ogni società, soprattutto in un mondo globalizzato, è soggetto in modo naturale e inevitabilmente a mutamenti che non rilevano soltanto nell'ambito delle leggi. Rifiutare la possibilità di una società multietnica è un'assurdità paragonabile a quelli che vorrebbero che il vento soffiasse in un solo senso. Oggi la realtà sociale del mondo è sempre più multiculturale e multietnica. Ci sono degli africani che vivono in Italia, come ci sono gli italiani che si trasferiscono e vivono nei nostri paesi, e la realtà economica lì come qui è fortemente influenzata e determinata dalla loro partecipazione a qualunque livello questo sia si giudichi. Tutto questo diventa più chiaro se l'immigrato lo si considera non più una presenza inerte fuori dal contesto, ma una risorsa che produce, che dà il suo supporto costruttivo in termini di lavoro, di idee, di cultura, di occasione, di scambio e di arricchimento del paese in cui vivono. Quindi attiviamoci per l'abrogazione del reato di clandestinità, attiviamoci per l'abrogazione della Bossi-Fini e le disposizioni di legge che fanno di noi non o dei criminali di fatto e dei criminali virtuali. Io mi dispiace che sia andata via il ministro Molino, ma anche sul diritto di cittadinanza, che tanto ci invocano. È vero, dicono dopo 10 anni di residenza si può chiedere la cittadinanza, ma io ho vissuto un'esperienza personale in cui dopo 10 anni di residenza, anzi molto più di 10 anni di residenza, volendo chiedere la cittadinanza, mi chiedono di tornare al paese d'origine, di fare un certificato di carichi pendenti, sapendo bene che dopo 10 anni che vivo in Italia, anche se avessi commesso un reato nel mio paese d'origine, ormai è prescritto questo reato. E non solo a questo si aggiunge la parte burocratica. Io ho chiesto di fare il certificato di caso del carico pendente in Burkina Faso. Una volta in questa lavoro dell'ambasciata italiana ci è voluto 6 mesi per poter avere soltanto un appuntamento per vidimare quei documenti, sapendo bene che questo qua ha una scadenza di 3 mesi. Dopo 6 mesi sono riuscito a farlo, invece di fare il nuovo, arrivo in Italia, chiedo alla prefettura l'appuntamento per poter consegnare la documentazione. Mi danno l'appuntamento dopo 3 anni, perché sul sito è impossibile fare la prenotazione per avere un appuntamento.
Quando sono andato lì all'ufficio mi chiedo ma perché 3 anni? Mi dicono sì, perché siamo molto pieni di lavoro e non possiamo fare altrimenti. Ci devi adeguare a questa normativa. Tutto va benissimo, ma i documenti vanno su 3 mesi. Sì, e vanno su 3 mesi. Ma basta che tu non esci più nel territorio italiano per questi 3 anni fino all'appuntamento? È ancora valido. Cosa significa? Che nel frattempo la mia nonna che è morta non ho potuto assistere ai funerali. Questo è un altro modo di ghettizzare, di creare clandestinità, di creare illegalità in questo paese. E così ci chiedono di chiedere la cittadinanza. Ci sono troppe contraddizioni, veramente, che avrei voluto che sia i legislatori sappiano. Il legislatore veramente fa tante sbaglie senza chiedere neanche il parere dei più interessati. Oggi quello che noi chiediamo attraverso l'approvazione di queste normative, attraverso il nostro sostegno pieno del movimento di africani a questo referendum, è non solo avere il diritto del pane, ma avere il pane del diritto. Il diritto della cittadinanza, il diritto non andare in carcere solo perché siamo clandestini, clandestini, il diritto non andare in carcere solo perché siamo irregolari, perché in realtà il tema più netto è questo. Grazie.